Percorriamo il giro virtuale del circuito di Monte Carlo, 3.348 metri e da percorrere 78 volte in gara. È la gara più corta del mondiale, soltanto 260 km. Dopo la Santa Devota c'è la salita che porta al Casinò. Molto impegnativa, la prima curva a sinistra cieca che di fatto scende anche verso l'esterno e quindi dà difficoltà di mantenimento della traiettoria. Cambio di direzione, si scarica tutta la potenza per questo breve rettilineo, di nuovo frenata, seconda marcia dentro per la curva del Grand Hotel, un'altra frenata importante da prima marcia, mani incrociate, quindi difficoltà di mantenimento della traiettoria in queste due curve che devono essere effettuate in un tempo solo, e si entra nel tunnel. Gas spalancato, è il tratto più veloce di questo tracciato, 285 km orari come picco velocistico, grande frenata, di nuovo prima marcia dentro per la chicane del porto e poi si scarica la potenza del motore per entrare in un tratto particolarmente veloce. Una curva molto importante a sinistra, la prima delle piscine, grande decelerazione, seconda marcia per la seconda curva delle piscine dove si riapre il gas e poi avremo una frenata importante per entrare alla Rascas, di nuovo in prima marcia, un breve allungo e si entra nell'Antonino Ghez, la curva che mette sul rettilineo principale dove scaricheremo tutta la potenza del motore.